Signa e la Strassigna stanno soffocando nella morsa del traffico e i rispettivi sindaci Alberto Cristianini e Angela Bagni lanciano un grido d'allarme per richiamare maggiore attenzione da parte delle istituzioni in vista della conferenza dei servizi per il via libera definitivo alla nuova pista dell'aeroporto Vespucci di Firenze. I due primi cittadini, affiancati dai consiglieri regionali del PD Monia Monni e Paolo Bambagioni, ritengono necessario realizzare quanto prima la bretella autostradale Ponte del Giglio, che comprende un nuovo ponte sull'Arno e il parco di 41 ettari con laghetto come opera di mitigazione ambientale dell'aeroporto potenziato. La Strassigna è un comune aperto, un comune solidale, però questa non è più una battaglia, è una guerra, perché tutti i giorni i nostri cittadini, quando devono attraversare il nostro comune, sono in guerra. Non si può più guardare al futuro senza la risoluzione di questo problema. Le amministrazioni comunali insieme alla regione hanno lavorato anche a una variante del progetto che consentirebbe di costruire una nuova viabilità meno costosa. Questo è quello che è stato il lavoro svolto in questi giorni e domani, proprio domani, nel comune della Strassigna inizieremo il processo partecipativo per individuare proprio questa nuova soluzione, che sarà una soluzione più leggera con la realizzazione di un ponte con dei costi molto più limitati di quelli che erano previsti. A questo punto non è più il momento di raccontare storie, ma solo fatti, perché i cittadini si aspettano questo.